No, direi di no. Secondo te ci prova? No, no, assolutamente no. Perché qui dopo la prima ti mandano a casa, sì, non vale la pena di rischiarsela. Tempi di recupero 10.21 e 10.23. Degli atleti visti fino adesso nessuno ha mai vinto gli europei, questo signore ne ha 22. 2002 a Monaco e 2006 a Göteborg. Obichelu. Sì. Partenza regolare, buona partenza per Fabio Cerutti. Cerutti molto bene, Obichelu viene su. Marcel Banjoc, terza quarta per Cerutti, Marcel Banjoc, quarto Cerutti presumibilmente con tornato sotto forte James Dassaulu nel tratto finale. Un metro di vento contro, 10-19, potrebbe anche Collio essere in finale con il suo 10-23. Collio è sicuramente dentro. Potrebbe esserci una finale a 7. Dovesse perdurare, sì, è dentro ufficiale, perché il secondo è 10-25. Marcel Banjoc 10-19, un metro di vento contro. Francis Obichelu, che ieri aveva fatto veramente impressione strepitosa, 10-25. James Dassaulu 10-31. Fabio Cerutti 10-33. Molto bravi tutti e tre i ragazzi italiani. Due di loro in finale. Simone Collio e lo strepitoso Emanuele Di Gregorio, che non ha dovuto fare ricorso a tempi di ripescaggio. Quindi per la prima volta abbiamo due italiani nella finale dei 100. Nel 66. Seconda volta. Tito Gianni quinto e Pasquale Giannattasio ottavo. E Pasquale Giannattasio fece 20 secondi e qualcosa, par di ricordare, perché credo anche lui allora, mentre rivediamola questa gara, fosse arrivato dalla semifinale un po' acciaccato. Cosa diciamo, Stefano Tilli? Allora, un piccolo ridimensionamento per